Eccoci qui, buona serata, ben ritrovati con Dentro la Notizia. Gli argomenti di questa sera, partendo naturalmente dalla vicenda legata alla guerra in Ucraina, perché come sapete c'è stata una serie di esplosioni per quanto riguarda il gasdotto Nord Stream. La Russia parla di sabotaggio, mentre ci sono delle perplessità anche per quanto riguarda l'Europa. Torneremo ad occuparci delle elezioni politiche 2022 con il voto in Puglia, soprattutto perché la vittoria è andata al Movimento 5 Stelle. Per la cronaca, sventata una rapina da a una 91enne anziana a Molfetta. Per questo reato arrestate tre persone. Per lo stesso reato un immigrato è stato arrestato a Bari. Poi ampia pagina dedicata alla pallavolo, con la presentazione della pallavolo Cerignola, squadra stampa che avrà luogo giovedì prossimo, e poi naturalmente il calcio, per ricordare che in Nation League l'Italia ha vinto e andrà alle Final Four di giugno. Tutto questo e molto altro tra poco, subito dopo la sigla. E dunque, in apertura di giornale ci occupiamo di una sospetta esplosione doppia avvenuta per quanto riguarda il gasdotto Nord Stream 1 e 2. Aumentano i sospetti sul fatto che le falle scoperte nelle condutture siano state causate da un sabotaggio. Ricordiamo che il gasdotto si trova nel Mar Baltico. Sono stati rilevati dei danni senza precedenti sul gasdotto che unisce la Russia alla Germania. Le perdite sono forti e potrebbe essere necessaria una settimana perché il gas la smetta di defluire. Tra l'altro, la Danimarca fa sapere che la superficie del mare è piena di metano, il che significa che c'è un rischio maggiore di esplosioni nell'area. Che si siano trattate di esplosioni lo conferma la Danimarca, così come anche la Germania. Adesso occupiamoci della situazione legata alle politiche 2022, perché, come sapete, c'è stata una vittoria del Movimento 5 Stelle che si è verificata appunto nella giornata odierna e che evidentemente fa capire come in Puglia la situazione sia stata abbastanza fluida, con sconfitte per centrodestra e centrosinistra. Passate ore dal trionfo elettorale, Giorgia Meloni comincia a lavorare per tessere il suo nuovo governo. Il fatto che sia rimasta in silenzio dopo le parole di lunedì notte è eloquente. Nel frattempo, il Partito Democratico prova a rimarginare le ferite. Anche in Puglia la situazione non è stata eccellente. Il Movimento 5 Stelle, nella regione citata, ha ottenuto più consensi rispetto al centro-sinistra e centrodestra. Nel frattempo, l'Europa commenta prudente e con distinguo differente l'esito italiano. Bruxelles si aspetta una convergenza su temi delicati, Parigi invita al rispetto dei diritti umani e gli americani sono ansiosi di lavorare con la nuova premier. Ed infine la Spagna dura con l'estrema destra che ha preso in mano il governo italiano. E dunque, dicevamo, questa era per quanto riguarda la parte internazionale della vicenda in questione. Adesso però ci andiamo ad occupare proprio della Puglia e della vittoria del Movimento 5 Stelle. La Puglia rimane feudo del Movimento 5 Stelle. Il verdetto nella regione ha promosso la leadership di Giuseppe Conte, che gongola per il risultato raggiunto. Forte delusione nel Partito Democratico, che sperava di poter contenere l'ondata del centrodestra. Nei commenti all'esito del voto nazionale dicono: le elezioni politiche nella maggior parte dei casi vedono prevalere logica di partito, finalizzate a salvaguardare la posizione di dirigenti che non conoscono. La strada da seguire deve portarci a un ritorno alla democrazia rappresentativa. Tra l'altro, il governatore regionale Emiliano auspicava quantomeno una vittoria per placare l'ondata della destra, ma ciò non si è verificato.
L'ex assessore regionale Lopalco, nonostante non sia stato eletto, dice una cosa saggia. Sia ben chiaro, la vittoria non fa schifo a nessuno, ma sono convinto che in questo caso la mancata vittoria non sia da ascrivere a una sconfitta dei valori che abbiamo testimoniato, quanto a una serie di errori strategici nel campo delle alleanze e delle coalizioni. Il Movimento 5 Stelle oggi ha commentato la vittoria elettorale in Puglia, mettendo in evidenza la sua soddisfazione. Siamo al fianco del presidente Conte, pronti a lavorare per raggiungere sempre di più risultati per i pugliesi, hanno detto. La grande fiducia di tanti elettori ci impone di portare avanti con ancora più forza e determinazione le questioni che riguardano cittadini e imprese pugliesi e di essere ancora più incisivi in Regione Puglia. Incontreremo nei prossimi giorni il presidente Emiliano per definire un nuovo percorso con obiettivi precisi. Gli sversamenti dei rifiuti che arrivano dalla Campania del Foggiano arrivano sul tavolo della Procura della Repubblica di Foggia. Infatti, le associazioni di categoria continuano a battere su questo tema. La Confederazione Italiana dei Capelli è stata ricevuta oggi in prefettura a Foggia e il prefetto si è impegnato a sentire i sindaci dei paesi interessati da questo fenomeno al fine di cercare una soluzione che sia fattibile e di celere attuazione. Adesso rimaniamo in cronaca, ma ci spostiamo a Molfetta, tentata rapina un'anziana 91enne, tre arresti e per lo stesso reato arrestato un immigrato a Bari. Per i dettagli sentiamo la redazione di Teleregione. Si fingono tecnici del gas e tentano il furto a casa di una 91enne di Molfetta. Per questo tre persone del posto sono state arrestate dai carabinieri. I banditi il 7 maggio scorso si sarebbero presentati presso l'abitazione dell'anziana donna e riferendo di essere tecnici del gas e di dover controllare prima il contatore e poi la caldaia, sono riusciti ad entrare nell'appartamento per poter portare a termine il furto. Ma le domande della donna e la possibilità di chiedere conferma ad una vicina di casa hanno fatto desistere i tre che sono andati via. Gli elementi raccolti dai militari, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle informazioni fornite dalla 91enne, hanno consentito di individuare i malfattori che avevano compiuto diversi furti nella zona. I tre sono stati posti ai domiciliari con l'accusa di tentato furto. I carabinieri intanto stanno proseguendo nella campagna di informazione, incontri e conferenze in circoli, centri di aggregazioni e parrocchie per mettere in guardia gli anziani dalle tecniche messe in atto dai truffatori. Con accusa analoga di tentato furto aggravato, i poliziotti invece hanno arrestato a Bari un pregiudicato 27enne di origine afghana, irregolare sul territorio nazionale. Secondo quanto ricostruito, mercoledì scorso l'uomo avrebbe rotto la vetrina di un noto negozio di abbigliamento con un mattone di cemento. Al rumore dei vetri infranti, la volante della polizia si è avvicinata, trovando il 27enne che si è dato alla fuga. A 3 giorni della scadenza si era confermato lo stop all'obbligo delle mascherine anche su bus, metro e treni e ospedali. Il provvedimento di prima in scadenza tra quelli che riguardano le misure restrittive dopo la pandemia. Non è prevista nessuna proroga, secondo quanto riferisce il Ministero della Salute. Dunque, togliere le mascherine sui trasporti in questa fase, avendo una buona quota di vaccino, è sempre importante. Le altre scadenze sono quelle del 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, e il 31 dicembre, quando non sarà più possibile utilizzare il Green Pass. Adesso la pagina sportiva, cominciamo con la pallavolo perché giovedì prossimo verrà presentata la città alla stampa e ai tifosi la bella squadra e lo staff della pallavolo Cerignola per la prossima stagione 22-23 in B2 femminile di volley. In vista di altri amichevoli per sondare la preparazione agonistica, la pallavolo Cerignola si presenta alla città ed ai tifosi. L'evento giovedì 22 settembre presso il locale La Dispensa Scalo 111, situato in pieno centro cittadino a Cerignola. L'occasione è l'ideale per raccogliere le prime sensazioni in vista del prossimo campionato di Serie B2, riconquistato la scorsa stagione dalle Pantere nella fase finale dei play-off promozione. La redazione sportiva di World News Web 24 sarà presente con una troupe all'evento e raccoglierà interviste ed immagini che vi racconteremo nelle edizioni sportive del nostro telegiornale e in quelle ordinarie.
Bene, adesso facciamo un salto per quanto riguarda il campionato mondiale di pallavolo femminile, perché come sapete oggi era in programma la sfida tra Italia e Belgio per quanto riguarda la fase a gironi. Ricordiamo che ieri la nazionale azzurra di David Mazzanti aveva battuto Siamo con qualche sofferenza Porto Rico per 3-0. Oggi c'era una sfida per la leadership del girone con il Belgio. Ebbene, come potete vedere anche dalle immagini, possiamo anche andare a tutto schermo. Grazie, la squadra azzurra di Mazzanti ha vinto 3-1 contro il Belgio con i parziali di 21-25 primo set per quanto concerne il Belgio, poi il pareggio 30-28, poi 22-27 secondo set per la squadra azzurra terzo set, scusate, e poi quarto e definitivo si è concluso 27-25 ai vantaggi per le azzurre, che hanno dato vita a una bella partita intensa ed entusiasmante. Adesso il calcio con il fatto che la nazionale azzurra di Roberto Mancini si è qualificata per la Final Four di Nation League. La nazionale azzurra di calcio approda le finali di Nation League in programma per giugno 2023. I ragazzi di Roberto Mancini centrano l'obiettivo della vittoria a Budapest per 2-0 contro l'Ungheria. La gara si rivela da subito a ritmi altissimi. Al 27esimo il vantaggio azzurro con Jack Raspadori che approfitta di un errore difensivo Magiaro ed insacca. Nella ripresa i locali alzano il ritmo del gioco, ma l'eroe della serata è Gigione Donnarumma, il numero uno capitano della squadra azzurra, che in rapida sequenza effettua tre parate decisive su altrettanti tiri magiari. Il raddoppio ad opera di Di Marco, su perfetta sponda di Barella, chiude la contesa con qualche albano negli ultimi 20 minuti di gara. Dopo l'esclusione dal mondiale, torna il sorriso in casa azzurra, con la prospettiva anche di essere testa di serie nel prossimo sorteggio per gli europei. E adesso, prima di chiudere, ci è arrivata una foto da Arnhem, dove la nazionale azzurra di David Mazzanti ha vinto contro il Belgio per 3-0. Ecco qui, vedete le ragazze sorridenti dopo la bella vittoria sofferta ottenuta contro il Belgio, e quindi al momento la formazione azzurra si trova al primo posto del girone con 9 punti, seguite dal Belgio a quota 6. Bene, con questa bella notizia noi chiudiamo questa edizione di Dentro la Notizia. Vi ricordo che i servizi delle notizie e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento li ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre domani mattina alle 8 con Mattina 24 Live. Grazie a tutti per essere stati con noi e buona serata.